Si è svolto a Teramo il convegno dal titolo Gestione delle emergenze, sicurezza, protezione civile, ricostruzione, prospettive di riforma. Evento organizzato dall'Università di Teramo e dal sindacato FSP Polizia di Stato. Presente all'incontro anche il sottosegretario Franco Gabrielli, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Le parole d'ordine di oggi sono proprio al centro dell'attenzione: emergenza, ricostruzione, sicurezza, cyber security, quindi è un convegno veramente, veramente importante, quindi un ringraziamento sentito a tutti gli organizzatori, ovviamente al sottosegretario Gabrielli per l'onore che ci fa, a tutti i colleghi presenti, e volevo citare anche la presenza del rettore Tira, del rettore di Brescia, che è il coordinatore poi della Crew International, quindi con il quale lavoriamo a stretto contatto. Quindi un momento di riflessione, ma un momento importante anche di trasferimento di conoscenze alla cittadinanza. Beh, è importante perché chiaramente il corpo si aggiorna, si adegua a nuove tecnologie, nuove innovazioni, l'abbiamo visto già nei diversi scenari operativi, perché dall'Aquila all'Italia centrale, dell'Italia che colpì anche lì all'epoca tre regioni, addirittura fu un terremoto che colpì tre regioni, con le nuove tecnologie siamo riusciti, oltre a salvare le vite umane, anche la messa in sicurezza del patrimonio storico culturale dell'Italia. Purtroppo l'Italia è un territorio molto vulnerabile e quindi tutti quanti dovremmo investire molto di più sulla prevenzione tecnica nei diversi scenari emergenziali, che non vanno soltanto dagli eventi naturali ma anche gli eventi accidentali artificiali. Ricordo ad esempio il Ponte Morandi, ricordo ad esempio Rigopiano, tutti i scenari che grazie alle nuove tecnologie siamo riusciti a portare in salvo decine di persone. Nell'incontro di oggi si parla di emergenze, ormai l'emergenza è diventata quasi la normalità. E noi, dopo i due grandi terremoti dell'Italia centrale, il Covid, la guerra, una sfide molto difficili che si ripercuotono su tutti i processi decisionali pubblici e anche e soprattutto sulla vita dei cittadini e delle imprese. Dopo il Covid abbiamo di fronte un nuovo ostacolo che dobbiamo cercare di superare per mantenere quel ritmo. Se quel ritmo, quello del 2021 e del primo scorcio del 2022, sarà confermato con progetti, decreti, cantieri aperti, beh, allora questa sarà una ricostruzione relativamente veloce, ma è una storia ancora da scrivere.